Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere assieme come aggiornare il nostro hardware wallet Helipal, visto che con l'ultimo aggiornamento permette anche lo staking di ADA tramite Shelly. Per aggiornare il nostro Helipal, oltre ad avere ovviamente l'hardware wallet collegato alla corrente, far sì che non si scarichi durante l'aggiornamento, è necessario andare a scaricare l'aggiornamento di sistema sulla micro SD che viene data in dotazione nella confezione dell'Helipal. L'unico accessorio che mi sono dovuto comprare è questa chiavetta che permette l'inserimento della micro SD e di collegarla tramite USB al mio computer che era privo di lettori di schede. Purtroppo non sono dotato dell'attrezzatura al momento per fare delle riprese dall'alto, delle buone riprese dall'alto e per far sì che vi possa far vedere col mio Helipal direttamente come si fa questo aggiornamento. Allora ho chiesto la possibilità agli sviluppatori tramite il loro sito internet di poter ricondividere un loro video che secondo me è fatto benissimo, sicuramente meglio di quello che potevo fare io, che vi permetterà passo passo di effettuare questo tipo di aggiornamento. Andiamo a vedere l'aggiornamento dopo la sigla. Siamo sul sito ufficiale di Helipal.com alla voce aggiornamento di sistema e andiamo a vedere che cosa porta la versione 3.1. Il primo punto porta il supporto a ADA Shelly e ad ADA Staking. Il secondo punto è il supporto all'aggiornamento Hard Fork di Ethereum London. Di seguito ci sono i passaggi per andare ad effettuare l'aggiornamento, che è veramente semplice, richiede pochi minuti. Bisogna accendere ovviamente il nostro Helipal, cliccare sulle impostazioni e andare a vedere la versione del nostro software. Se è una versione precedente, allora procederemo con l'aggiornamento. L'aggiornamento va scaricato sulla micro SD debitamente formattata col FAT32, micro SD che viene data in dotazione alla confezione di Helipal. Nel passaggio numero 2 dobbiamo scaricare il firmware disponibile all'indirizzo helipal.com page Helipal update, vi lascerò comunque il link in descrizione, e si va a scaricare direttamente sulla micro SD senza modificare il nome del file dell'aggiornamento e senza decomprimerlo. Dopodiché, il passaggio numero 3, ci spostiamo al video che vi mostra come aggiornare il vostro hardware wallet.
cliccando sulla home page vediamo che c'è già una promozione per acquistare Helipal Bundle. Infatti abbiamo la possibilità di pagarlo $159 invece che $227 l'Helipal con il bundle completo, disponibile in due colorazioni, sia questo color argento oppure color oro. All'interno del bundle troviamo per appunto l'hardware wallet, il dispositivo che serve per ricarica per gli aggiornamenti, la micro SD e la confezione in titanio per andare a contenere le nostre chiavi segrete. È disponibile anche la versione, chiamiamola così, base, dove alla fine manca rispetto al bundle il contenitore in titanio per le nostre frasi segrete. Helipal attualmente in continuo aggiornamento va a supportare più di 100 applicazioni decentralizzate, quindi come vi ho fatto vedere in un video, comunque vi lascerò al fine di questo contenuto, vi lascerò la mia recensione e il video dedicato alla connessione a PancakeSwap e alle applicazioni decentralizzate, noi attraverso il nostro hardware wallet in pochi semplici clic possiamo collegarci a diverse applicazioni decentralizzate su DeFi. Il listaggio di nuove criptovalute, di nuovi token all'interno di Helipal è veramente continuo. Ogni tot aggiornano le loro liste, attualmente compatibile con 40 chain con oltre 10.000 token supportati. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per supportare tutti i miei lavori ed unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Questa volta non vi chiedo se il video vi è piaciuto, perché una parte del video non è stata realizzata da me, ma bensì dagli sviluppatori di Helipal. Per i motivi che vi ho detto a inizio video, purtroppo non avevo l'attrezzatura necessaria per farvi una ripresa dall'alto usando il telefono, veramente mi era venuta una schifezza, non me la sono sentita di pubblicarlo. Per fortuna ho avuto l'autorizzazione a condividere questo video sul mio canale, quindi ringrazio anche gli sviluppatori, gli ideatori di Helipal per questa opportunità. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti. A seguirmi negli altri canali social che utilizzo, li trovate nella home page del canale YouTube in alto a destra, vedete l'icona Telegram, Facebook ed Instagram. Cliccando su Telegram atterrerete sulla nostra community, dove potete fare due chiacchiere insieme a noi e richiedere assistenza, scambiare due parole con tutta la community. Cliccando su Instagram si aprirà la pagina del mio profilo e cliccando invece sull'icona di Facebook atterrerete sul nostro gruppo aperto da pochissimo. Quindi se avete piacere, e vi ringrazio anticipatamente, unitevi anche sugli altri nostri social, ma in particolare ci tengo molto alla community Telegram, dove possiamo veramente essere in contatto tutti insieme e darci una mano a vicenda e un supporto continuo.